L'altro giorno, lo dicevo prima, una mia amica fiorentina mi manda una foto, dice: stavo facendo la spesa, a un certo punto mi volto, mi faccio il WhatsApp qui e vedo il tuo libro in mezzo, non so se fossero il pane o le zucchine. Ma voglio dire, capiamoci bene, perché poi io non sono così conciliante. Dunque, se uno arriva con il proprio libro in mezzo al pane e alle zucchine per meriti culturali e letterari, perfetto, questo è il non plus ultra. Se poi uno ci arriva perché ha scritto un libro sulla zucchina o ha scritto un libro zucchina, un po', sì, per sì, dire una verdura un po' sciocca, allora quello è un altro discorso. Sul palco del Teatro della Pergola a Firenze ci sono Antonio Scurati, lo scrittore vincitore del Premio Strega nel 2019, e i vertici di Unicop Firenze. Sì, perché il romanzo storico M. Il figlio del secolo, che narra l'ascesa al potere di Benito Mussolini, approderà in 5 fascicoli gratuiti nei supermercati di Unicop Firenze. L'iniziativa è il frutto di una collaborazione con Giunti Editore. Gli altri 4 fascicoli saranno disponibili rispettivamente dal 12 al 26 ottobre e dal 9 al 23 novembre. L'obiettivo, spiegano da Unicop Firenze, è far conoscere gli eventi che hanno caratterizzato gli anni turbinosi dell'ascesa del potere dei giovani fascisti guidati da Benito Mussolini attraverso un romanzo storico che lo scorso anno si è aggiudicato uno dei più prestigiosi premi letterari. Per chi ci conosce non sarà una sorpresa trovare la letteratura nei nostri punti vendita e ci auguriamo che l'opera venga apprezzata da un pubblico ampio e diversificato. L'amministratore delegato di Giunti Editore, Martino Montanarini, ha detto: questa operazione congiunta è un'ottima opportunità per sperimentare nuove strade che portino la letteratura di qualità fuori dai luoghi canonici e ovvi. Mi piace molto l'idea del fascicolo, dice Antonio Scurati, ed è bello che M, il figlio del secolo, arrivi a tutti senza distinzioni. Quando si parla della diffusione di un libro si parla delle copie vendute, ma per uno scrittore quel che conta sono i lettori raggiunti.